Ciao, sono Riccardo Pasqualini, presidente di questo primo congresso internazionale di idrochinesiterapia e trattamento della fascia. E sono onorato di aver contribuito ad organizzare questo incontro al quale partecipano 12 relatori internazionali provenienti da 12 paesi diversi del mondo. A questo congresso presenterò il metodo da me ideato Aquatic Manual Therapy. Olá, sou Fábio Jacaites, fisioterapeuta do Brasil. Estou aqui em Olbia, Itália, para participar do congresso de terapia aquática e de manipulação facial. E muito feliz pelo convite de estarmos aqui. No congresso vou estar palestrando sobre aquadynamic e o trabalho da aquadynamic na fisioterapia e com os pacientes da fisioterapia aquática e com fibromialgia. E agradecer o convite feito pelo Riccardo Pasqualini e por estar aqui fazendo parte desse grupo internacional e de grande importância para o crescimento da fisioterapia aquática no mundo. Obrigado. Ciao, sono Riccardo Marchi. Al congresso di Olbia parlerò del Fascial Distortion Model e di come i processi conoscitivi influenzano l'attività del fisioterapista. Hola, mi nombre es Yasmin Castillo, vengo de México y en esta ocasión vengo al Congreso Internacional a compartir un poquito la experiencia de la Aquapilates en el adulto mayor. Hola, mi nombre es Armando Coponi, soy de Argentina. Vengo invitado a este Congreso Internacional de Terapia Manual Acuática. Mi tema con el cual voy a desarrollar es el tratamiento de la fibromialgia con terapias acuáticas de relajación. Hello, I'm Caroline Baumatz. I come from Israel. I'm director of the Sheba Medical Center Hydrotherapy Department. And I'm here in Olbia representing AquaStretch. Hola, soy Yamile Vivas. Soy profesora en la Universidad de La Coruña, España. Y vengo aquí a presentar mi trabajo derivado de mi tesis doctoral, que es el efecto de la terapia acuática en pacientes con Parkinson. Soy Irene Pejitu, fisioterapeuta desde 2009, aquí a Olbia para hacer el curso y participar en el congreso presentando una parte de la tesis doctoral que es en terapia acuática en pacientes con accidente cerebrovascular. Hola, mi nombre es Soledad Pavés, soy kinesióloga, vengo desde Puerto Montt, Chile. Vengo a participar de la certificación para terapia manual acuática y voy a exponer en el congreso que se realiza acá en Olbia sobre el Tai Chi y sus diferentes posibilidades para la rehabilitación. Gracias. Buenas, mi nombre es Julie Jimena Gómez, vengo de Cali, Colombia, a ser ponente en el primer congreso de terapia acuática y movilización de la fascia en Olbia para presentar mi ponencia sobre la rehabilitación en terapia acuática como un método integral que se ha realizado desde la Fundación Ideal desde hace 10 años. Sono Federica Caldi, logopedista, vengo da Milano, in Italia, e presenterò il corso insieme alla mia collega di Hydrovoice Therapy, un nuovo metodo innovativo per il trattamento della voce. Sono Roberta Lavela, vengo da Milano e presenterò al convegno insieme alla mia collega il metodo Hydrovoice Therapy per il trattamento della voce in acqua. Estamos aquí en Olbia también recibiendo un curso de hidroquinesioterapia con Riccardo Pasqualini, a quienes agradecemos por compartir nuestra participación. Gracias. Hola, mi nombre es César Sá, soy de Portugal. Estoy en Olbia para o Congresso de Fisioterapia Aquática, o primeiro congresso internacional, e venho falar sobre a fisioterapia aquática em pediatria, um programa especializado de Portugal. E obrigado por estar aqui. Olá, como les va? Bueno, yo soy Ezequiel Rodríguez, kinesiólogo desde Argentina. Desarrollo terapia con ventosas bajo el concepto de neuroconectividad. Estoy muy contento por estar acá en este congreso, invitarlos a que aumentemos el conocimiento en la terapia acuática y todas las terapias que vamos a estar desarrollando en este momento. Hola, soy Salvador Medel, maestro de punción seca, maestro de ecografía. Vengo desde México, de la ciudad de Toluca, representando a mi estado, el estado de Tlaxcala.
Vengo aquí a la ciudad de Olbia con el maestro y amigo Ricardo Pascualini, maestro y amigo Ricardo Marchi, para participar dentro del Gran Congreso de Olbia y posteriormente en una formación de nuestra área, del área de la ecografía. Innanzitutto ringrazio a tutti voi di essere qua e soprattutto sia chi ci conosce, chi ha già fatto corsi con la European Academy of Health Research e chi non ha mai partecipato al corso, ovviamente questo congresso è aperto a tutti. Ti vorrei spiegarvi un po' come è nata l'idea di questo congresso. Diciamo che io con Riccardo Marchi, facciamo parte della European Academy, sono diversi anni che giriamo un po' per tutti i congressi nel mondo per quanto riguarda l'idrochinesiterapia e il trattamento della fascia. Siamo stati negli Stati Uniti, in Brasile, in Argentina, in Messico, in Polonia, in Germania, un po' in parecchi paesi, perché la nostra passione appunto è quella di approfondire proprio la ricerca su questo, sul tessuto fasciale principalmente sull'idrochinesiterapia. E girando per vari congressi nazionali e corsi, ci siamo resi conto che appunto il trattamento della fascia, l'idrochinesiterapia, è composto da tantissime sfaccettature. Quindi con l'occasione di aver conosciuto tantissimi e bravissimi professionisti che vengono da diverse parti del mondo, abbiamo deciso di invitarli a una nostra certificazione e creare un momento di aggregazione, un momento in cui si possa fare una stretta sul punto di vista dell'idrochinesiterapia e del trattamento della fascia e iniziare insieme a loro un cammino condiviso di ricerca. Infatti principalmente oggi inaugureremo alla fine una piattaforma proprio di ricerca condivisa che vogliamo mettere in atto con tutti i paesi che vogliono partecipare. Qui avremo la presenza di 12 rappresentanze di 12 paesi. Abbiamo Brasile, la Costa Rica, la Colombia, Messico, Cile, Israele, la Spagna, il Portogallo, non so se ho dimenticato qualche cosa, e l'Argentina, l'Italia anche ovviamente, le nostre eccellenze. E abbiamo passato 6 giorni insieme a tutte queste persone, anche insieme a altri italiani ovviamente che hanno fatto il nostro corso, e sono stati 6 giorni formidabili. 6 giorni di scambio culturale, non solo ovviamente del tema dell'idrochinesiterapia o del trattamento della fascia, e quindi crediamo fortemente che lo scambio tra diversi stati del mondo e l'unione di diverse culture e di modalità di studio e di modalità di approccio della fisioterapia sia una cosa fondamentale proprio per tirare fuori poi la realtà di evidenze scientifiche importanti. Adesso di Jasmine Castillo Sanchez, viene dal Messico. Facciamo un applauso. È fisioterapista con un dottorato in scienze pedagogiche e attualmente lavora come ricercatrice e professoressa a tempo pieno all'Università del Messico. Ci parlerà del Pilates, del Water Pilates, del paziente anziano, con alcune applicazioni cliniche, e farà una comparazione con il Pilates fatto a seguito. Questa idea che il corpo possa mettere energia dal centro che va poi verso la periferia. Ahora bien, entendiendo lo que es el Pilates,
Ahora, adesso che abbiamo capito che cos'è il Pilates, potremmo dire che l'acqua Pilates è una forma di entrenamento creativo che va a utilizzare principi e esercizi del metodo Pilates, però nel medio acquatico. Quindi possiamo adesso capire che l'acqua Pilates è una forma di allenamento creativo che utilizza i principi e gli esercizi del metodo Pilates, però nell'acqua. Sutra Marco specificamente sta dirigito per trabajar la fuerza, la flexibilidad, con movimientos que van a estar hechos contra resistencia. Gli esercizi lavorano sulla forza e la flessibilità con movimenti fatti contro la resistenza dell'acqua. Todo esto va a estar realizado a partir de movimientos del centro de la fuerza activado, empezando con un movimiento de adentro hacia afuera. Tutto questo viene realizzato da movimenti di forza attivi che iniziano il movimento sempre da dentro verso l'esterno. Con la caratteristica di tenere un'esecuzione lenta, fluida e armonica. Con la caratteristica di dover fare un'esecuzione lenta, fluida e armonica. Bien, algunas de las cosas que se utilizan dentro del agua Pilates. Bene, alcune delle cose che possiamo utilizzare con l'acqua Pilates sono le che generalmente encontramos en nuestras piscinas, come los churros, las tablas, las pelotas, las tobilleras de flotación, cualquier acción que permita al paciente mejorar las condiciones dentro del piscina. Sono cose che normalmente troviamo già nelle nostre piscine, come i tubi, le tavole, le palle, tutte cose che possono aiutare il paziente a interagire nell'ambiente acquatico. Bueno, para esto el análisis comparativo del por qué los beneficios del agua aportan en el adulto mayor algunas sugerencias de mejora en comparación con el Pilates. Per questo abbiamo visto che ci sono dei suggerimenti che svolto nell'ambiente acquatico ci siano maggiori benefici col Pilates. Podemos observar que en generalidad nell'adulto, nel paziente geriatrico, possiamo dire che generalmente la cuestión de la postura es alguna circunstancia y un factor. La cuestión de la postura, que es una circunstancia, un factor. Que tiene un poquito mayor de beneficio que la Pilates. Ha un poco más de beneficio del Pilates respecto a la Pilates. Sin embargo, la flexibilidad y la capacidad respiratoria. Senza dubbio, la flexibilidad y la capacidad respiratoria. Pues van a tener mejor beneficio en este momento. Hanno migliori risultati con il metodo acqua Pilates. Con la mejora del angolo di movimento. La escursione articolare anche migliora. La fuerza specificamente sta desarrollata per ambas tecniche tener un beneficio per il paziente. La forza normalmente si sviluppa con diverse tecniche per avere più beneficio per il paziente. Otros factores que vamos a tomar en cuenta para saber cuáles son los beneficios que diferencian entre una y otra. Altri fattori di cui dobbiamo tener conto per capire quali sono le differenze di benefici tra l'una e l'altra. Son el equilibrio, la coordinación motora y la relajación que dentro del agua tiene beneficios mayores para el paciente. Sono l'equilibrio, la coordinazione motoria e il rilassamento che dentro l'acqua hanno più beneficio per il paziente. Otros dos factores valorados sobre esta técnica es el gasto calórico y la resistencia física, que ambos tienen mejoría en la realización de esto. Altri fattori sono l'uso di calorie e la resistenza fisica, che entrambi hanno migliorie per il paziente. También tiene que quedar claro que el acuapilates no es una técnica o un método nuevo, solo es la utilización del pilates en un medio acuático. Ovviamente dobbiamo sottolineare che l'acuapilates non è una tecnica o un metodo nuovo, ma è semplicemente il pilates svolto nell'ambiente acquatico. Cuando nosotros hablamos de la aplicación clínica en algún tipo de paciente, quando parliamo dell'applicazione clinica in certi tipi di paziente, debemos tener en cuenta que es una estructura organizada que específicamente va a estar influenciada en función a los objetivos determinados que tenemos. Dobbiamo tenere conto che parliamo di strutture organizzate che constano di una serie di attività che devono essere fatte in funzione degli obiettivi che abbiamo deciso. La duración de las sesiones van a oscilar.
la durata delle sessioni vanno ad oscillare tra i 45 e i 60 minuti. Todo en función a la condición física de los pacientes. Tutto in funzione della condizione fisica dei pazienti. Y se estructura en tres fases: la fase de calentamiento, central y el enfriamiento. Quindi questo si struttura in tre fasi: la fase di riscaldamento, la centrale e il raffreddamento. En la primera fase, que es la de calentamiento, durará 15 minutos. La primera fase, quella di riscaldamento, durerà 15 minuti. Donde los cinco primeros minutos es como el acostumbramiento del paciente y más del paciente geriátrico. Allora, i primi 5 minuti sono l'abituarsi del paziente, ancora di più va fatto nel paziente geriatrico. Posteriormente serían 10 minutos de ejercicios sencillos. Poi si fanno 10 minuti di esercizi semplici. Donde se van a trabajar la propriocepción, el equilibrio, la movilidad articular, acuática. E dove si va a lavorare sulla propriocepción, l'equilibrio e la movilità articolare. En la fase central, que es el método de acuapilates. Nella fase centrale, che è il metodo di acuapilates. Generalmente se van a desarrollar todas las partes corporales. Normalmente si vanno a lavorare su tutte le parti del corpo. Y van a tener un tiempo aproximado dependiendo de la capacidad funcional del paciente. Si va a fare un tempo approssimativo che va a dipendere dalla capacità del paziente. Estos son la tonificación de músculos de miembro superior, miembro inferior, de espalda. Parliamo della tonificazione muscolare degli arti superiori, inferiori e della schiena. La introducción de estiramientos del tren inferior. L'introduzione dello stiramento della catena inferiore. Ejercicios de inestabilidad y equilibrio acuático. Esercizi di instabilità ed equilibrio in acqua. Todos van a estar desarrollados a partir de tener una conciencia postural acuática para el control abdominal del movimiento. Tutte queste vanno pianificate cercando di ottenere una migliore stabilità acquatica per il controllo del movimento. Estos son unos ejemplos de cómo los ejercicios dentro del agua se modifican a partir del método. Questo è un esempio di come gli esercizi all'interno dell'acqua si modificano partendo dal metodo originale. Estos van a ser modificados dependiendo qué tanta fuerza, resistencia, concentración tiene el paciente. Questi ovviamente devono essere modificati a seconda di quanta forza, indipendenza e concentrazione ha il paziente. Algunos ejemplos de mio preferido. Questi sono alcuni dei miei esempi preferiti. Donde podemos observar que podemos tener ayuda de alguna circunstancia estabilizadora para que el paciente se sienta seguro. Donde podemos observar que a volte possiamo aver bisogno di qualcosa che possa far sentire il paziente più stabile e sicuro. Algunos ejercicios van incrementando su dificultad. Alcuni esercizi vanno aumentando la difficoltà. Dependiendo cómo nuestro paciente evolucione al tratamiento. A seconda di come il paziente possa evolvere lungo il trattamento. La fase finale o di enfriamento? La fase finale o di raffreddamento? Basicamente sarà tendita a estiramenti e rilassamenti. Quando sì, ci sia un beneficio, in questo caso per esempio nel paziente adulto. E anche il principio del centro del corpo. Pilates sempre tiene come base che il corpo è reúne energía en el centro y a partir de ahí la libera. E poi c'è il principio del centro del corpo, il Pilates come principio basico ha questa idea che il corpo possa mettere energia dal centro che va poi verso la periferia. Ahora bien, entendiendo lo que es el Pilates, ahora adesso che abbiamo capito che cos'è il Pilates, podríamos decir que el agua Pilates es una forma de entrenamiento creativo que va a utilizar los principios y ejercicios del método Pilates, pero en el medio acuático. Y possiamo adesso capire che l'acqua Pilates è una forma di allenamento creativo che utilizza i principi e gli esercizi del metodo Pilates, però nell'acqua. Su trabajo específicamente está dirigido para trabajar la fuerza. Los 5 minutos al final de la sesión hay que detener al paciente para que se estabilice sistemáticamente. Gli ultimi 5 minuti bisogna lasciarli al paziente perché si possa stabilizzare.
¿Algunas consideraciones al poder prescribir la técnica acuaterapia en adultos mayores? Alcune considerazioni per poter prescrivere questa acuapilates al paziente anziano? Es que la de practicar acuapilates no quiere decir que no se precise de realizar otra técnica en conjunto. Dobbiamo dire che per fare acuapilates non c'è bisogno che non si facciano altre tecniche. Acuapilates no es pilates dentro del agua. Acuapilates non è pilates dentro l'acqua. Ya que, como había dicho, los movimientos deben de ser adaptados según los principios y ejercicios adaptados en el medio acuático. Perché i movimenti devono essere adattati all'ambiente acquatico. Acuapilates es un trabajo a favor del método de pilates. Acuapilates è un trabajo, è un lavoro che favorisce il metodo pilates. Aplicado además con todos los beneficios que nosotros encontramos sobre los factores del agua. Applicato con in più tutti i benefici dell'acqua che troviamo anche in altri metodi. Alcune conclusioni sulla realizzazione di questo programma. Es que tenemos que tener en cuenta que es una actividad de prevención. Allora, dobbiamo tenere conto che è un'attività di prevenzione. Es una actividad que al adulto mayor le es muy agradable y se le suma en este caso pues todos los beneficios que pueda traer. È un'attività che per certi anziani trova molto piacevole e che riassume tutti i vantaggi che possono avere. Esta cuestión de prevención pues va a ser considerada a partir de nosotros saber cuál es la intervención terapéutica más eficaz para este tipo de paciente. De acuerdo a la prevención. Ok, in accordo con il fatto che parliamo di prevenzione. Debemos de tener en cuenta, dobbiamo considerare cuál es la intervención terapéutica más eficaz. Quali sono gli interventi terapeutici più efficaci? Ya que todo esto pues va a tener beneficios derivados de las propiedades del medio. Perché tutto questo va a avere anche i benefici che derivano dalle informazioni. A pesar de los prejuicios y miedos, a prescindere dagli esercizi, dai pregiudizi e dalle paure, cada vez es mayor la participación de este tipo de población en nuestras áreas de rehabilitación. Sta sempre in aumento la partecipazione di questo settore della popolazione in questo tipo di attività. La prevención de caídas. La prevenzione dalle cadute. El mantenimiento de la condición física. Il mantenimento della condizione fisica. Y las funciones mentales como la cuestión cognitiva, emocional y socioafectiva. E le funzioni mentali come la cuestión. Primera característica para establecer las líneas de trabajo e intervención. Sono le prime caratteristiche per stabilire le linee di lavoro in questo tipo di intervento. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes adultos mayores. Con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di questi pazienti anziani. Bueno, para finalizar, tengo esta imagen porque está dedicada a estas tres personitas que amo. Allora, per finire ho questa immagine perché è dedicata a queste tre personcine che amo. Que me han permitido estar ahora con ustedes. Che mi hanno permesso di stare adesso qui con voi. Que entienden mi trabajo. Che capiscono il mio lavoro. Y que pues creo que también aman la terapia acuática. Y que pienso anche loro aman la terapia acuática. Sarà molto semplice, cioè ci porterà molto semplicemente ad avere una indicazione di come è posta la retrazione fasciale e andare a fare delle alterazioni vere e proprie. E queste alterazioni possono essere modificate, potete pressionare una manipolazione in atto che sia tessuto articolare, che sia tessuto proprio fasciato connettivo, tendineo muscolare, su un tessuto che ha tensione neutra, sarà molto più semplice, soprattutto nell'andare a trovare e a identificare i punti di lesione delle connessioni fasciali. Vediamo che il sistema fasciale.